Ok, tiro, eh. Dai, tira. Dai. E... 4, sì, dai. No, vabbè, ma che fortuna c'hai ogni volta. Oh, tiri il dado ogni volta ti vengono fuori i numeri che ti servono, è impossibile sta cosa. Dai, su, smettila di lamentarti che mi dai 5 minuti, Tira vabbè, due e vediamo, capito, prima di dire sempre hai la fortuna qua. Ci vuole esperienza. Ogni volta tiri 4, 6 così all'improvviso, ti serve il 3, guarda a caso ti esce il 3. Vabbè, un attimo, allora. Dai, idea bendata, guardami. Uno. Vedi? Ma si può? Vedi? Ma scusami. Cosa ti devo dire? È anche il Sud America mio, direi, che puoi dichiarare la resa. No, vabbè, la resa, grazie. Non si può, però, Bonzo, non si può. Però. È la quarta volta che giochiamo a Kiriso e per la quarta volta mi hai stracciato. Non è possibile questa cosa qua. Lo so, modestamente sono il migliore. È per questo che alla fine non ho vita sociale, non ho un lavoro, non ho una ragazza, nessuno mi vuole. Perché la mia vita è dedita al gioco da tavolo, lo sai? Scusa, Bonzo, a parte che sei sposato, quindi c'è nessuna ragazza. No, sei sposato. Poi cosa c'entrano queste cose? Ma cosa c'entra? Perché devi sapere che in realtà è fittizia. Vi ho detto a tutti che sono sposato, ma in realtà. Ma in realtà non è vero. Anziché dire queste cavolate, dimmi piuttosto qual è il tuo segreto per saper giocare così bene, che non è possibile ogni volta. Cosa mi dai in cambio? In cambio? Sì. Ti compro il gioco dell'oca. Il gioco dell'oca? Affarone, sì. Allora, secondo me potevi impegnarti un po' di più, però posso... Guarda, se mi compri l'edizione del gioco dell'oca di Game of Thrones... Posso anche... No, ti compro il gioco dell'oca base, cos'è il gioco dell'oca di Game of Thrones? Facciamo una cosa allora, ti toccherà aspettare, va bene. Cosa devo aspettare? Di perdere un'altra volta Kiriso? No, la puntata dei dossetti di oggi, ascoltala e capirai secondo me. Ah, ecco, vedi che c'è sempre la svolta... dell'ascoltare la puntata dei desueti, Bonzo. Come c'è mai? C'è sempre che c'è un fondo di utilità in qualsiasi cosa, bisogna saperla cogliere ascoltandoci. Esatto, perché noi diamo informazioni interessanti, diamo cose curiose ai nostri spettatori, vero Bonzo? Ciao carissimo. Assolutamente sì. Oltre ad avermi distrutto un'infinità di volte a Kiriso, e notate il gioco. Famosissimo gioco dove si conquista il Sud America, ma non solo potevamo il Sud America, dire il resto, solo, il resto non me ne frega niente, però solo il Sud America non potevamo dire il nome vero perché poi ci invadono tutti quanti, quindi abbiamo inventato il Kiriso, esatto. Però avete capito di che gioco si tratta. Allora, un buongiorno a tutti quanti. Ciao. Siete pronti? Bonzo, sei pronto per questa incredibile intervista? Prontissimo, sono molto bene. Palpitante. Allora, prima di farti presentare il nostro ospite, sì, le solite raccomandazioni. Mi raccomando, lasciate un like se vi è piaciuto il podcast, seguiteci sui nostri vari canali, su YouTube, su Spotify, Facebook e Instagram, e lasciate un commento, lasciate un feedback. Mi raccomando, perché noi dobbiamo crescere, dobbiamo diventare più bravi, sì, giusto bravi. Bonzo? Perché senza di voi noi non lo saremo mai. Esattamente, grazie a voi mille persone che ci ascoltate, non lo saremo mai. Allora Bonzo, chi è Loki? Perché abbiamo parlato di Kiriso, di dadi, di tirare cose, cosa è successo? Allora, guarda, mi emoziono, come si potrebbe dire, mi riempio di charme in un particolare modo. Si riempie modo. Di charme? Esatto. Per chi intervisteremo oggi, perché appunto non abbiamo una comune persona che viene a parlarci di Kiriso, ma bensì abbiamo il George Clooney dei giochi da tavolo, insomma. Addirittura? Sì, la sua bellezza è famosa in è tutta Italia, in tutto il mondo italico, e quando rolla un dado ti sembra che la scena proprio di quando una donna si bagna i capelli li alza e l'acqua gli cola proprio addosso. È l'effetto della farfalla in Giappone, che se una farfalla sbatte le ali in Giappone, c'è uno tsunami dall'altra parte, lui rolla il dado e succedono cose incredibili dall'altra parte del mondo. Esattamente. Gestisce il nostro ospite di oggi una famosissima pagina, appunto, dove recensisce giochi da tavolo, che si chiama Recensioni Minute.
un esperto, se mi posso permettere, poi confermerà o smentirà lui, di qualsiasi tipo di gioco di società, e sa spiegare le regole base dei giochi in pochi minuti. Quindi ottime capacità riassuntive, possiamo dire. Anche quelli più ostici come giochi? Anche quelli più ostici, sì, sì, sì. Ok, sì. No, e... perché io il gioco dell'oca faccio ancora fatica a capirlo, quindi magari me lo faccio spiegare. Sì, 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 penso, neanche io l'ho ancora capito, però sì. Me lo regali, quindi... ma per, proprio per quello. Comunque, come si chiama questa persona? Ecco a voi il Teo delle recensioni minute. Buongiorno a tutti, eccomi qua. Eccolo Teo. Qui. Il Ciao, vostro George Teo. Clooney è sempre presente. Niente. Con tutto quello che ho faticato per essere un ottimo quarantenne, scusate. Cioè. Niente, niente, ti abbiamo dato quanti? 10 anni in più? Quanto ce li ha George No, Clooney? Ma va benissimo, guarda che è un modello di vita, perché... Alla fine io avevo tanti amici che in adolescenza erano fighissimi, super palestrati, atletici, e io ero così. Quindi ho detto, se io rimango però così, prima o poi loro mi passano sotto, capito? Cioè il tempo mi farà vincere. Andare. Quindi non è che sono migliorato io, sono loro che si lasciano andare, quindi adesso io risulto invece, ho tutti i capelli, comunque un buon modo di fare, eccetera. Poco stress. E ne dimostro un pochino meno di 40, allora ne dimostro un pochino di più, tac, fatto. Ho vinto. Tac, fatta. È fatta. Molto bene. Quando la normalità non appaga. Esatto. Esatto, è proprio quello. Allora, caro Teo, grazie tanto. Per aversi dedicato, per dedicarsi il tuo tempo per rispondere alle nostre domande. Direi partiamo subito, partiamo dall'inizio, ok? Vediamo se allora, sono preparato, sì. Secondo me sì. Tante volte, soprattutto nelle nuove generazioni, durante le uscite si ha sempre voglia di intrattenersi tutti insieme. Si scelgono sempre più spesso giochi di società, ok? Nel dubbio... che siano da tavolo proprio base o addirittura virtuali, ok? Comunque si scelgono dei giochi di società. Nel dubbio, o peggio nella paura dell'ignoto, del non abitudinario, si scelgono i titoli più classici, quelli a cui si è abituati di più, quelli che anche piacciono un po' a tutti quanti. È nato anche da questa la tua voglia di creare un canale che spiegasse i vari giochi invece che ci sono da tavola che circondano le nostre serate. Raccontaci un po' come è nata questa idea di recensioni minuti. Ma guarda, in realtà la nascita delle recensioni minuti è un po' meno nobile di quello che stai immaginando, nel senso che la mia non era un oddio devo far conoscere le robe, ma è nata perché noi abbiamo aperto una ludoteca qua a Gagliate, il mio paese, no? Cioè provincia di Novara, e la nostra ludoteca in realtà non è associazione, non è niente, funzionava prima del lockdown, tutti portavano i propri giochi, li ficcavano su un tavolone e poi andavi lì, prendevi la scatola che volevi e qualcuno magari te la spiegava, qualcuno me la fa vedere, eccetera, ed era molto tutto libero. Però cosa succedeva? Che poi la gente che non conosceva i giochi diceva questo com'è? E questo com'è? E questo com'è? E questo com'è? E quindi o passavi la serata a raccontare tutti e a non giocare i regolamenti, esatto, e ho detto ma scusa, ma non posso trovare un modo per fare una specie di scheda riassuntiva velocissima, ne preparo tot per i giochi, così basta solo che uno dice guardatevi il videino prima di venire in ludoteca e tutti possiamo giocare senza sbatterci, no? Così sai già il gioco da puntare. Ed è così che ho iniziato. Ho mescolato questa cosa con un'analisi del panorama ludico del momento. In realtà nel 2013 c'era solo Alkila, quindi ho fatto abbastanza in fretta a fare questa cosa. Cioè l'avessi dovuto fare oggi, ci sono tipo 70 canali appunto tra cui spulciare, ma essendoci solo il maestro Alkila, in questo momento mi inginocchio mentre lo dico, semplicemente lui faceva tutorial, quindi video magari da 20, 30, 40 minuti per spiegare tutte le regole. Ho detto non posso sovrappormi al maestro, faccio una cosa che può essere propedeutica però, quindi se io faccio molto corto, tu velocemente spari 5, 6, 7, 8 titoli, quello che ti piace poi vai a approfondire da Alkila. Così non siamo in competizione, è inutile raddoppiare l'offerta, tanto c'è il tutorial, uno è una volta che te lo spiega lui, perché devo spiegartelo anch'io, sì. E questo è come è partito il tutto. È come è partito tutto quanto. Ho registrato il primo video, esatto. Quindi un mix di cose. Ma sei la comodità. No, no, ma nobile comunque, perché sai la comodità nelle serate di Boncio, io e te quante volte abbiamo giocato e quante volte abbiamo passato le nostre serate a capire come giocare e poi a non giocare perché alla fine passavano 2-3 ore e ci guardavamo negli occhi, vabbè. Io sono molto sincero che quando
comunque devo, ho un pochino di soldi racimolati da parte e dico vabbè dai facciamo una festa e ci intratteniamo con un gioco da tavolo, quando devo spulciare non sapendo che cosa comprare, che cosa c'è magari anche di nuovo, io ti guardo sempre per capire anche se il target di amici con cui andrò a farlo è troppo complesso o è fattibile per tutti. Non dovendo perdere un'ora anche ad ascoltare in generale tutte le regole, ecco. No, ma infatti è proprio la filosofia di base dei miei video, no? Cioè dire, sto gioco fa per me, poi è chiaro che col mio video non impari a giocare, eccetera, ma ci sono tanti altri su internet che hanno un'offerta perfetta per imparare a giocare, per approfondire l'unboxing, eccetera. Io ti do proprio, mi piace chiamarla la quarta di copertina, no? Quando vai in biblioteca, in libreria, no? Che ti giri il libro e leggi quelle poche righe e vedi già se ti ispira o no. Cioè è facile con quelle righe capire se è una roba che fa per te o no. Ecco, la minuta deve fare un po' quell'effetto. Se dici, ma non so, boh, perfetto, hai investito 5 minuti, è inutile che ti obblighi a comprarlo. Cioè ci sono tanti giochi, non ti piace, boh, chi se ne frega. Infatti, quindi... molto utile a mio avviso anche per chi i giochi da tavolo li vede sempre con un po' di diffidenza, proprio come genere, perché magari, ok, pranzo tra amici, si tira fuori il gioco da tavolo, c'è sempre quello che è un po' restio a fare il gioco da tavolo, qualunque esso sia, perché la difficoltà iniziale è quella dell'imparare le regole, come giocare, ma che genere è, ma che, di cosa si deve fare, non c'ho voglia, non c'è niente. E invece così almeno in poco tempo ti rendi conto che magari vabbè mi può interessare oppure no. Intanto che ti ingozzi dal piatto guardi il video di recensioni minute. Ma esatto. In realtà ho scoperto che alcuni mi usano appunto come tipo trailer della serata, no? Dico, oh, dove ci troviamo, vado, giochiamo questo. Si girano tipo su Telegram o WhatsApp il mio video e così... In realtà è facile poi dire, no raga, questo non mi va, oppure dire, ah ok, così è già un'infarinatura, no? Arrivi già preparato, sai che sarà un gioco pesante, quindi magari non ti mangi l'abbacchio, oppure sai che sarà un gioco di destrezza e quindi magari, cioè, eviti di non portarti dietro gli occhiali, ecco. Certo. Ci sono varie scuole di pensiero, quindi almeno appunto si può arrivare preparati, so che diversi fanno questa cosa. Ascoltami, visto che comunque siamo anche già un pochino in tema di giochi da tavolo, è possibile in un qualche modo, quindi anche non per forza con il tuo concetto di recensioni minute, campare solo ed esclusivamente recensendo giochi da tavolo? Oppure può essere categorizzato solo come un hobby? Allora, la risposta è no. La risposta un po' veloce, un po' poco podcast, diciamo, è no. O meglio, però, diciamo, per allungarlo un po', per argomentare, ti posso dire no in Italia. Cioè, in Italia abbiamo un mercato che ancora... non ha abbastanza soldi, o meglio gli attori in gioco in grado di avere una mole di soldi sono pochissimi. Mi vengono in mente Asmodee, una Cranio Creations, DV Giochi, insomma editori che piazzano numeri, mettiamola così. E quindi cioè anche la tiratura, per dire, in Italia si stampano 1000 copie, se riesci a venderne 300-400 di un gioco hai ottenuto il risultatone, no? Esatto, sì. In altri paesi, come anche solo la Germania o la Francia, in realtà il risultato atteso normale è sulle 1000-1500 copie, no? Cioè, di alcuni giochi addirittura stampano magari 10.000 copie. In Italia 10.000 copie, penso che solo Double, insomma, giochini abbiano avuto tirature così tanto alte. Un Bang magari ha fatto 100.000 copie, non lo so, sparo, no? Quindi tutto di conseguenza i margini sono bassi, perché comunque c'è una produzione che costa, e quindi non ci sono soldi. Non ci sono soldi per l'editore in primis, che comunque c'ha i distributori, i negozianti. Non ci sono soldi per l'autore, che comunque vive di royalties. Però cioè, se immagini anche un euro a scatola che guadagni, che è tantissimo, e vendi 300 copie, ma anche ne vendessi 1000, capisci che quel gioco ti fa 1000 euro. Sì, e basta, cioè nel senso poi non è che te ne arrivano altri, cioè il mese dopo e così via. Esatto. Quindi nel mondo sono pochissimi comunque game designer, mi viene in mente Rainer Knizia, uno su tutti, che possono vivere di giochi da tavolo. In Italia non ce la si fa, diciamo, in Italia siamo un po' a livello che qualcuno ha iniziato ad averlo come lavoro. Mi viene in mente un Andrea Carvesio che lavora per Cool Mini or Not, o un Christian Giove che adesso lavora per Gaeton Games come lead designer, no? Quindi loro disegnano giochi, cioè disegnano giochi vuol dire che li mettono anche a posto, cioè non solo li inventano di sana pianta, ma sistemano, fanno selezione, eccetera, e lì hai un lavoro, sei stipendiato per fare quella cosa.
il lato recensioni, capite bene che solitamente il traguardo è avere la scatola gratis. Cioè, sì. C'è poco spazio, certo, anche per investire. Cioè, un editore avrà tot scatole gratis che può dare in giro, compresa la spedizione e tutto. E cerca, insomma, di farci più pubblicità. Sì, e anche perché accedere a nomi più grossi, perché adesso io dico: ah, io sono famoso nel gioco da tavolo. Cioè, se giochi da tavolo mi conosci, ma se non giochi da tavolo non hai idea di chi sia, no? Sì. E quindi capisci che un editore dice: cioè, quante copie mi fa vendere? Devi pensare a quello, no? Fare il video di Teo, cioè passargli la scatola. Boh, saranno 20 copie? Wow! E cioè, quindi su 20 copie quanto puoi chiedere? Capito? È tutto un mondo così. Quindi al momento vivere di giochi da tavolo, no. Quello che mi aiuta è che, grazie a questo, diciamo, un po' i miei tipper che mi sostengono, un po' qualcosa mi arriva da YouTube, qualche volta faccio le conferenze perché mi chiamano qua e là, poi vabbè, tipo, al podcast 500 euro a botta mi arrivano, come nel vostro caso, quindi insomma, non posso dire che ci vivo, però non è male, insomma, è il mio modo di dire: ho l'hobby pagato, ecco, la mia passione al gioco da tavolo in questo momento è gratis, che secondo me è un obiettivo top, no? Sì, direi. E dici: però ce l'hai gratis, quindi io voglio un gioco, ce l'ho, senza dover pagare. Già, buttalo via, insomma, me la vedo così. Assolutamente, ti capisco. Bello. Ascolta, anche qua, i tuoi canali, come dicevamo prima, fanno una bella premessa al pubblico che si sta appunto avvicinando al mondo dei giochi da tavolo, cioè quella di riuscire a spiegare il gioco e di conseguenza far capire all'ascoltatore se gli piace o meno in pochi minuti. Questa tua estrema bravura riassuntiva, se così vogliamo definirla, è una dote di natura o è stata sviluppata nel corso degli anni in seguito all'idea, appunto come spiegavi prima, di poter rendere più fruibili i giochi da tavolo? Anche qua adesso svelo anche qua il lato meno nobile della cosa. Di base sono una persona che si annoia facilmente, cioè, infatti io tipo le serie TV, adesso dico questa eresia, non so se qualcuno si sentirà male, ma io per esempio le vedo a puntate, cioè una puntata di una serie TV io magari la vedo in due o tre botte perché tutta intera mi annoia. Okay. E quindi a volte, cioè, io la vedo finché mi quando dico un po' basta, così, perché magari stiro mentre guardo le serie TV, la interrompo anche se mancano magari 7 minuti alla fine, no? E dico: vabbè, ma tanto poi li vedo la volta dopo, inizierò a vedere magari 10 minuti della puntata dopo, poi interrompo, poi ne vedo altri 12, così. E tornando indietro, quindi, sicuramente nella mia vita ho sempre tentato di mettere il succo delle cose, no? Mi piace molto anche leggere, eccetera, però ho sempre voluto abbreviare. Quando la gente mi vomitava addosso che per raccontarmi un film di fatto mi racconta la trama, mi uccide. Pipponi, quando senti com'è questo gioco, solitamente le persone che conosci che giocano a tavolo ti raccontano il flusso del gioco, cioè ti raccontano come si gioca. E questa cosa è inconcepibile nella mia testa, cioè è una roba che mi annoia mortalmente, quindi di base sono io che anche quando mi riguardo i video mi è facile tagliare i pezzi, cioè a volte io magari registro, faccio il montaggio, sono 10 minuti e dico: sì, vabbè, mi sono annoiato, via, falcio, dico questa roba qui, se anche non la dico si capisce, sì, via e arrivo a 6 minuti. Ovviamente negli anni si è affinata la cosa, quindi anche nel spiegare le regole ho trovato il modo di andare sempre più nel cuore, ma perché ho conosciuto sempre più i game designer, gli autori, quindi ho sempre potuto più smontare i giochi e quindi trovare qual è magari il punto chiave, qual è il punto da dire assolutamente, qual è la roba accessoria. Quindi affinato una cosa che di base parte come indole più che abilità, mettiamola così, ecco. Ok. Ascolta, Teo, quando intervistiamo le persone e ci raccontano dei loro lavori, molte volte questi ultimi si dividono letteralmente in vari rami, ok? Nel tuo esempio invece penso sia più suddiviso in categorie, cioè come spiegheresti a qualcuno che conosce solo Monopoly che esistono anche giochi dove devi collezionare risorse, combattere, usare magie, usare altri tipi di stratagemmi, cioè come gli spiegheresti a qualcuno che invece... Ma, o il gioco dell'oca o Monopoli, basta. Allora, credo che se non conosco quella persona, perché se la conosco, cioè posso agire su categorie più specifiche, se non la conosco, la cosa che trovo, che mi è già capitato, cioè è una domanda in realtà a cui rispondo facile perché mi è già capitata una domanda simile, sì, o situazioni analoghe, parto dalla musica, cioè gli dico: quando
tu dici non mi piace la musica. Cioè nessuno nel mondo dice non mi piace la musica. Nessuno. Vero. Cioè non credo che esista una persona che dice ma a me la musica non piace. Al limite dico non mi piace la musica classica, non mi piace la lirica, esatto. Non mi piace il metal, non mi piace il growl, non mi piace... Sì. Cioè i più tecnici dicono non mi piace il death metal ska punk, quello garage band, okay, mamma cioè, mia. Ma non più quello che... Non mi piace la polifonica 12 voci, ok, però in generale tutti dicono non mi piace quella musica, no? La gente magari dice non mi piace la trap, ok, quindi sì. Hanno un gusto molto preciso. Questo vuol dire che esistono tante declinazioni delle stesse sette note, no? E di sicuro se sì. Dici non mi piace la trap, dici perché mi piace il rock classico, molto bene. Il gioco da tavolo è uguale, quindi il fatto che tu dici non mi piace giocare, no. Quali sono i giochi che hai giocato e non ti sono piaciuti? Monopoli, indovina chi e il labirinto magico. Bene, te ne faccio provare uno che non ha niente a che vedere con loro. Tu mi hai appena citato nel tuo mondo la trap, la musica classica e la polifonica. Ti faccio provare, che so, il new growl. Metal. Provi, esatto, magari ti piace il growl. Cioè, alla fine i CD growl vendono, quindi vuol dire che piace a chi li suona e a chi li compra. Esatto, e a chi li... esatto. Per carità, cioè... così come ci sono i CD di musica solo strumentale, elettronica, eccetera. Quindi, siccome c'è un mercato per tutto, anche nel gioco da tavolo è così. Quindi immagina la diversità che c'è nella musica e nel gioco da tavolo uguale. Stessa cosa con i film. Io poi non posso entrare nello specifico dei film perché, come vi ho spoilerato, certo. Non è che sono... Però anche i film, nessuno dice, a me i film non piacciono. Cioè, sì. Puoi dire non mi piace andare al cinema, io posso dirti mi annoio a guardare i film, però so per esempio che a me i film tipo Hugh Grant e Julia Roberts non mi piacciono, no? Mm-hmm. Però non ti direi, o tipo i film di ricostruzione storica non mi piacciono, però non ti direi mai non mi piacciono i film, perché per esempio i Goonies sì. Mi piacciono, cioè ci sono dei sì, film sì, così. Quindi abbiamo un calderone letteralmente di abbiamo un calderone di categorie da dove poter pescare per far provare qualcosa esatto. Di nuovo che magari si scopre. Quindi, la risposta brutale mi dice non ti piace giocare, non ci credo, è impossibile. Mm-hmm. È impossibile perché anche se sul cellulare ti becco una volta che c'hai Candy Crush, non lo so, cioè vuol dire che ti piace giocare. Il solitario. esatto, ma anche il solitario è un gioco. Che ti piace giocare, ti faccio fare un gioco. Chiedo a qualcuno, se non mi viene in mente, chiedo a qualcuno un gioco che sia identico a quello. Perché c'è un gioco che rispecchia un'app o qualsiasi roba di tutto. Quindi ti faccio provare la stessa sensazione. Magari poi ti piacerà solo quel gioco da tavolo lì, ma non puoi dire, a meno che non hai... Cioè, nel senso, poi se sei una persona magari che ha problemi di altro tipo, però non puoi dire non mi piace giocare. Cioè, anche solo mi viene in mente, quando sei sulla macchina e vedi che la pioggia, ci sono le goccioline che cadono e fanno la gara, e tu dici, ah, speriamo che vinca questa, di base stai giocando. Vero, cioè, ci sono un sacco di cose cioè, che stai giocando, no? Se sei sul tavolo ci sono due palline e soffi per spingerne una rispetto all'altra. Cioè, ci sono situazioni giocose che fai nella tua vita, e allora non mi venire a raccontare panzane. Mi sento molto preso in causa in questo momento. Perché soffi palline sul sì. Tavolo abitualmente. Faccio la gara tra le gocce nei finestrini. Sì, cose ma sì, sono cose cioè, che chiunque può dire è vero, l'ho fatto. E allora ma gioco. Sì. E allora gioco. Da piccolino. Poi quando si stava sì. Dietro non si era occupati a guidare, era una cosa, era fissa, anzi poi quando pioveva forte che ce n'erano 3, 4, 5 di gocce era il GP Imola pronti tutte le cronache, c'era tutto lì in mezzo sì, tu pensa sì, che ogni tanto se sono in macchina e non sto guidando e sono nel sedile del passeggero, guardo la segnaletica stradale e ogni volta che c'è uno stacco batto i piedi giusto per passarmi il tempo. per esempio poi non tutti i giochi sono belli allo stesso modo. Beh. Però infatti sono curioso, sarei molto curioso di sapere, sentendo questa affermazione che ha appena detto Boncio, il buon Teo che tipo di gioco da tavolo potrebbe trovarli. Qualsiasi. No. Adesso sì, sei andato a prendere la registrazione, ho detto chiaramente a meno che uno non altri. Sì, quindi io ho messo le mani avanti, cioè certo, sicuramente certo, Hannibal Lecter magari non giocava, ecco, però insomma... O prima, giocava con qualcos'altro magari di vivo, ecco. Ecco. Prima ho nominato calderone, ok, sì. Dove poter pescare varie categorie, ma quante categorie di giochi di società esistono? Una marea. Una marea perché, sì, diciamo che dagli anni 2000, mettiamola così,
con anche la nascita di Board Game Geek, che è un portale incredibile che raccoglie un sacco di cose, è l'analogo della Tana dei Goblin che abbiamo in Italia ma su scala mondiale. In realtà hanno, ci sono state sempre più edizioni di giochi che uscivano ogni anno, cioè adesso conta che in un anno siamo sui 2-3 mila giochi che escono nuovi ogni anno. Vero. Mamma mia. Quindi capisci che a quel punto c'è una necessità di classificazione sempre più spinta, per forza di cose, anche perché poi nascono delle ibridazioni, magari escono delle meccaniche nuove, quindi tipi di gioco ce ne sono veramente tantissimi. Poi certi li riassumono in macro categorie, che ormai anche lì una volta si diceva i German e gli American, no? Per definire i giochi più senza fortuna e quelli invece dove c'era fortuna ma l'ambientazione la faceva da padrone. Adesso non ha più senso perché ormai tutti i giochi hanno un'ambientazione, tutti i giochi hanno parte di fortuna, parte di informazione completa, quindi veramente una classificazione esiste, cioè è fattibile, però diciamo che ormai è diventata molto tecnica. Ritorniamo all'esempio della musica. Sì, puoi definire il pop, però sai, c'è il pop rock, il rock progressive, il rock metal, l'hard rock, insomma, che poi all'orecchio non categorie abituato categorie, poi sottocategorie. Esatto, sì. L'orecchio non abituato è chitarra elettrica o chitarra normale, gliela puoi spiegare così, però sai benissimo che poi ci sono tante cose che io per esempio non ho mai capito fra il black, il death, cioè quelle cose che poi no, perché se il tema è meno su Lucifero e più sulla morte, allora no, va bene, cioè insomma, poi si parla del sesso dei santi, vediamo degli angeli, sì. Scusate, però no, però appunto tecnicamente, anche per far crescere il game design, che è cresciuto tantissimo negli anni, ci sono tante nomenclature, insomma, dal deck building, cioè i giochi dove hai un mazzo che diventa sempre più grosso con sempre più carte, quindi che affina la strategia, al draft, dove selezioni un oggetto e passi gli altri a un altro giocatore, puoi avere, non lo so, il piazzamento lavoratori, dove ci sono degli spazi azione da selezionare, insomma. Ma c'è di tutto, però il piazzamento lavoratori l'hanno inventato coi dadi, l'hanno inventato con le carte, il deck building una volta era di solo carte, hanno fatto coi sacchettini, coi cubetti, l'hanno fatto con degli omini, quindi sì, sì. C'è un mondo veramente di infatti dicono bag building, però insomma vi dico, è proprio una roba che poi non so più neanche dire qual è la versione light per il pubblico, ecco, cioè. Immagino. Ascoltami, ma come ci dicevi prima, tu sì. E altri blogger, non so se posso definirvi così, comunque giocatori da tavolo, che appunto avete acquisito una certa fama online, ogni tanto ricevete dei giochi e dei prodotti per testarli e recensirli, magari in maniera positiva, non so se ci siano delle regole dietro. Ma questo quando accade? Nel senso dire, hai speso centinaia di euro per provare tutti i giochi che hai recensito e che non ti mandavano le aziende, oppure tutti i giochi che comunque hai recensito sono sempre stati mandati dalle aziende? No, allora, diciamo che la mia linea ed è un consiglio per chi sta ascoltando e vuole intraprendere questo viaggio, è non datevi come obiettivo la scatola gratis, perché farete un brutto lavoro. Cioè la scatola gratis arriverà se fate un buon lavoro. È il contrario esatto, nel senso che io sono partito ovviamente con i miei giochi, soprattutto con tanti prestiti. Ecco, il vantaggio di avere questa ludoteca così molto free, molto che tutti ci vogliamo bene, in realtà ho chiesto in prestito tantissime cose. Diciamo, tra tutti abbiamo talmente gusti diversi, dico mi presti la scatola, faccio la recensione, poi te la ridò. E mi ha aiutato tantissimo. In alcuni casi, ma anche tutt'oggi, ci sono giochi che devo acquistare io se voglio recensirli, no? Quindi devo spendere soldi apposta perché poi magari non li recensisco. Tipo, ho acquistato recentemente, cioè un paio d'anni fa, Wingspan, perché tutti ne parlavano, in realtà non mi ha colpito e quindi boom, l'ho rivenduto, amen. Però volevo provarlo, quindi quella è la strada. Da lì, ovviamente, se fai un buon lavoro, è chiaro che gli editori iniziano a interessarsi, perché per loro è sicuramente una vetrina passare lì. Però, almeno, anche lì, io mi sono messo nella regola, e ormai gli editori lo sanno, che io provo il gioco, ma non ti assicuro la recensione. Okay. Cioè, le mie recensioni, accetto la scatola gratis, perché, nel senso, non è perché è un pagamento, perché, raga,
non posso dire una cosa che mi piace anche se alla fine mi fa schifo. No, ma anche della tua immagine. Senso, cioè, no, ma perché comprare tutti i giochi, cioè, non ho abbastanza soldi. Sì, oltre che le videocamere non si comprano da sole, le luci non si comprano da sole, quindi almeno la scatola fatemela avere. Però l'editore dico, guarda, se non mi convince preferisco non parlarne. Cioè la recensione non uscirà, semplicemente. Ma non perché voglio coprirti, perché non ho tempo. Cioè se io faccio una partita e non mi piace, cioè se tu metti, se uno che recensisce serie TV, no, immagina, guardi la prima puntata di una serie che ti fa super schifissimo e sai che ci sono 9 stagioni da 20 puntate, ora l'alternativa è piantarla lì e vederne un'altra che ti piace e fare una recensione, oppure sforzarti per vedere quella roba e fare la recensione. La domanda è: perché devo sforzarmi? Quindi provo il gioco, non mi piace, non mi convince, eccetera. Devo fare altre 5 partite per provare tutte le modalità, scoprire, per fare la recensione, che poi comunque la mia faccia direbbe sì, ma a me fa schifo. Cioè, sì, e sì, quindi sì. Boh, preferisco non parlarne, ma solo sta. Per un motivo di non mi paga nessuno. Sì, sì, cioè, sì, nel senso, non mi sembra che una scatola che arriva, ecco, questo bisognerebbe un po' mettere nella testa della gente, la scatola che arriva, se per te è sufficiente per farti parlare bene del gioco, stai valutando il tuo lavoro tipo 5 euro. Sì, sì. Cioè, perché all'editore costerà sì. 5 euro quella scatola. Davvero la tua recensione vale 5 euro? Ok, la mia no. E quindi, nel senso, se non mi piace, boom, la scatola la lascio lì. L'editore la vuole, alla prima fiera gliela restituisco, sì, se sì. proprio quello è il patto, però... Ci sta, ci sta. Per fortuna ci sono ancora persone anche che recensiscono, magari anche... altri prodotti. Io in questo caso a me piace molto guardare le recensioni dei videogiochi, e anche lì succede un po' come per i giochi da tavolo, nel senso c'è l'editore che manda gratuitamente, magari anche dietro compenso, ma principalmente gratuitamente il tal videogioco, e quando poi addirittura c'è una questione economica dietro, quindi non solo ti mandano il videogioco ma ti pagano pure per parlarne, più volte li vedi che sono un po' forzati e tirati nel dire le cose belle, perché magari sotto sotto non gli è piaciuto, però c'è stato dietro un compenso economico e devono addolcire la pillola, lo vedi, litani però, subito. Però si capisce, cioè nel senso, chi mi segue da un po', ormai sono dal 2013, su la gente lo percepirebbe subito. Cioè, se io dico questo gioco funziona, è bello e tutto, cioè, e mi sputtanerei, no? Nel senso, a quel punto non diventerei più credibile, allora lì sì che la gente direbbe sei da chi ti paga, no? Sì. Invece no, cioè, io sanno che se lo passo lì... Allora, mi è capitato di fare delle cose sponsorizzate a pagamento. A parte che lo dichiaro sempre nel video, così lo sai nei primi 10 secondi, come quando mi arriva la scatola, lo dico prima nell'introduzione. Se secondo te la scatola vuol dire che la mia recensione è un'obiettiva, ciao, hai investito 5 secondi di video, no? Sì. Le cose a pagamento non sono mai state comunque recensioni. Cioè... proprio per questo motivo dell'editore dico va bene, cioè un unboxing è una cosa per esempio neutra, no? Non devo dire il gioco è bello, il gioco è brutto, faccio vedere i materiali, devo fare diciamo il racconto solo delle regole, tipo un video tutorial che mi chiedono magari a pagamento, il video tutorial, ti faccio un tutorial, ti spiego come giocare, ti posso spiegare anche a giocare al gioco più brutto dell'universo, mi hai chiesto di spiegare a giocare, non di dire è bello o brutto, no? Quindi cose oggettive è un discorso, cose soggettive è un altro. E vi dico, certo. A me per una minuta da 5 minuti costa 5 ore extra partite, sì, sì. Cioè, se togliamo le partite da giocare io ci metto 5 ore tra metti le luci, registrare, montare, fare tutti i lavori di fino, scrivermi la scaletta, insomma. Bene, esatto, o male, ragazzi. Sappiamo il lavoro che c'è dietro. Cioè, no, no, anche senza bene o male, perché ragazzi, alla fine siamo content creator entrambi, chi più chi meno, certo. tra di noi, però un piccolo messaggio a chi ci ascolta. Quando vedete dei video... o comunque dei contenuti sulle varie piattaforme, che sia YouTube, Facebook, Twitch, Instagram, insomma, fatto da persone che con una certa costanza e che magari vedete un impegno importante dietro, non pensate che 7 minuti, 5 minuti di video siano effettivamente quelli. Effettivamente i 5 minuti, magari sì, vabbè, magari l'avrà fatto per mezz'ora, tre quarti d'ora, poi ha fatto i tagli. No, ci sono delle volte in cui i video sono
un'ora, un'ora e mezza, e poi con i vari tagli si arriva a 20 minuti, ma poi c'è, i vari tagli sono il montaggio, quindi tutto quello che è la post produzione, uh-huh, e il far video, tutto quello che è la pre-produzione. Quindi sono delle volte che alcuni content creator si mettono dietro un giorno intero per fare un video di 10 minuti, eh? Quindi mi raccomando, sono cose da apprezzare, dico, queste, da riconoscere. Se quello lo valuti una scatola gratis del gioco, cioè, insomma, sì, quindi certo, preferisco allora piuttosto gratis e esatto, dico quello che penso, nel senso, cioè, certo, sì. La scatola deve essere un mezzo, non il fine, ecco, mettiamola così. Esatto. Una conseguenza. A proposito, il mondo dei giochi da tavolo è sempre stato un mondo un po' di nicchia, che, come dicevi, appunto, fa fatica ad esporre il suo potenziale. Ad esempio, tante persone, soprattutto adulte, pensano che siano giochi riservati, che ne so, ai bambini solo ed esclusivamente. È un mio errore o era la realtà? È la realtà. Almeno è la realtà in Italia, perché in Italia gli adulti giocano solo a certi giochi che sono nell'universo di, tipo, se giochi alla scopa, giochi alla scala 40, giochi alla tombola a Natale, quelli vanno bene. È concesso. Sono i giochi da adulti. Esatto. Tutti gli altri giochi sono giochi da bambini. Ma questo un po' è una tradizione italiana strana, perché appunto in Germania invece le famiglie giocano abitualmente, cioè in famiglia giocano. In Italia non si gioca in famiglia. Questo è Posso dire, è allora una questione culturale proprio? Sì, ma anche di reperibilità. Cioè in Germania i giochi da tavolo, quelli specializzati, diciamo, li trovi anche in autogrill, li trovi in supermercato. Da noi al supermercato in realtà trovi solamente i giochi della grande distribuzione, perché abbiamo anche qua politiche di un certo tipo, quindi devi garantire tot copie, che so, se li devo mettere alla COP, ovviamente la COP dice sì, però non è che mi puoi stampare 1000 copie, io 1000 copie in Italia cosa metto, una copia, no? Sì. Però un editore dice, cacchio, io faccio fatica a vendere 1000 copie agli esperti, lo metto al supermercato, quante ne venderò? E quindi è difficile. Adesso qualcuno al Toys o quei negozi magari di giocattoli iniziano a mettere sugli scaffali qualche scatola in più, però se vai al supermercato tu vedi i giochi da grande distribuzione che sono gli stessi da tanti anni, e quindi quei giochi spessi da tanti anni è Gino Pilotino, la tombola, l'indovina chi, che sono effettivamente giochi per bambini. Sì. E quindi continui a veicolare il fatto che dentro quelle scatole c'è qualcosa per bambini, che non c'è niente per gli adulti. Ma perché, se tu vuoi comprare un gioco per adulti, la domanda è, ma dove lo compro? Vero. Cioè, hai solo gli store online o negozi specializzati che però, anche solo nella tua città, non è detto che tu sai che esista. Sì. E secondo te si sta facendo qualcosa per migliorare questo lato in Italia, o semplicemente non è un qualcosa che si può applicare? Ma allora, il lockdown ha fatto molto. è brutto da dire, però almeno tipo quei giochi tipo Escape Room, quei giochi in solitaria, queste cose qua, la gente si trova a casa, non poteva uscire, cosa facciamo, cosa non facciamo? In diversi hanno iniziato a giocare, cioè lo vedo nella gente che mi conosce, che sa che io gioco, ma hanno un po' tutti chiesto, senti, me ne consigli uno tanto per, che me lo compro qua o là eccetera, me lo porto a casa. E quindi un pochino fatto, però la sensazione è che poi tra mettersi a giocare attorno al tavolo e uscire a fare l'aperitivo, si scelga l'aperitivo. Non voglio demonizzare l'aperitivo, noi facciamo un aperitivo mentre giochiamo, cioè, esatto, noi, figurati. Ma è una questione che io ho sempre giocato, che abbiamo sempre visto, che in realtà non ci sono solo gli sfigati che giocano da tavolo, no? E anche lì nel mondo, cioè, se vai in discoteca ti rovini di alcol, sei figo, sei sulla cresta, se giochi da tavolo sei sfigato. È solo un po' questione di usanze, mi viene da dire. Fino a 10 anni fa, se giocavi videogames eri uguale. Adesso giocare a videogames, adesso giocare a videogames è quasi cool. Anzi, in tanti diventano streamer, c'è una promozione dietro, insomma, il videogame una volta era alla pari, cioè se giocavi in cameretta a videogiochi eri sfigatissimo, adesso si dice, ho fatto nottata, fa giocare a PES, grande, top, cioè
Tra l'altro adesso addirittura i videogiochi sono stati riconosciuti come opera d'arte recentemente in questi giorni, quindi dalla comunità italiana, quindi addirittura c'è stato un cambio incredibile per quanto riguarda i videogiochi. Sai cosa l'ha spostato tutto? Il mercato degli esports. Assolutamente. Cioè, muovono talmente milioni di dollari, che so, che qualcuno non se ne è accorto. I campionati mondiali di FIFA, i campionati mondiali di Hearthstone, di Street Fighter, queste cose qua, che addirittura c'è la gente che paga il biglietto virtuale per vederli. Vero. Quei soldi lì hanno mosso abbastanza gusto da dire: ma sai che il mondo del videogioco, così ci provo anch'io. Cioè, perché effettivamente lì girano soldi. Le squadre di calcio adesso, tutte quelle della Serie A, hanno il loro professionista che gioca la loro squadra. E sì, fanno i campionati, diciamo, il campionato di Serie A e sport. E adesso quindi sì, è figo, no? Se sei tifoso, dici, c'è anche quello lì che gioca per la Juve, per il Toro, per l'Inter. Una volta non era concepibile, sì. Esatto. Beh, cioè, come sempre grazie al lockdown, tra l'altro. Beh, però è vero, perché in casa non si potevano fare. Per dire un altro esempio riferito a questo argomento, sono gli sport riferiti alle gare motociclistiche e automobilistiche. Hanno preso piede in una maniera esagerata gli sport di Formula 1 piuttosto che di MotoGP, guidati dagli stessi. Quindi ogni tanto si vedono ancora, si vedevano durante il lockdown, che adesso sono ovviamente impegnati fisicamente nella realtà a guidare, però anche in fase di lockdown potevi vedere Leclerc sulla Ferrari che nella Formula 1 videogioco gareggiava tranquillamente. Adesso ha preso il piede ulteriormente, ha continuato questo trend, certo, insomma, del videogioco. Ma anche se ci pensi, probabilmente la Sony stessa manda magari delle PlayStation nuove a calciatori che fanno poi i video, i TikTok, vero, eccetera, che giocano alla Play. Tu vedi, vero, il tuo super idolo che gioca alla Play, cioè anche solo il pensiero di poterlo magari incontrare per caso online, no? Che in una partita, sì, casuale lo trovi, vero, il fatto che lo gioca lui lo sdogana per te, dici, però cioè, lo gioca anche Cristiano Ronaldo, scusa, cioè cos'è, lui è sfigato, no, ti difendi. Sul gioco da tavolo ancora non c'è questo mercato dietro, qualcuno inizia un po' e qualcuno è già riuscito a ingaggiare qualche influencer vero e proprio, cioè mi viene in mente Cammy Hawk, tempo fa fece un video su Dixit. No. Quel video lì, Cammy Hawk non si occupa di giochi da tavolo, però aveva detto, ma ci ho giocato, mi sono presa bene, abbiamo fatto una serata a divertirci. Dixit ha finito la tiratura in 2 settimane, cioè cosa che Dixit hanno fatto video tutti i vari vlogger ne hanno parlato, per carità, ha sempre stravenduto Dixit, però finire una tiratura in 2 settimane nessuno c'era mai riuscito. Sì. E quindi insomma, pensi che in un futuro questa cosa magari non diventerà forte come i videogiochi, ma ci sarà un implemento? E diciamo che se gli editori cominciano a dire, ma invece di mandare 20 scatole in giro a bloggerini del cacchio, tiro fuori una scatola e magari una millata di euro, adesso non so le cifre, sparo a caso, sì, per mandarla a Cammy Hawk, per mandarla a, non so, Clio Makeup, eccetera, e loro mi fanno l'endorsement lì e finisco la tiratura, insomma. A quel punto, se anche vendi 10.000 copie, vuol dire che 10.000 persone ce l'hanno in casa, cominceranno ad avere in casa i giochi, sì, e quindi giocare non sarà più così lontano, verrà sempre essere più accettato, e quindi l'aperitivo si farà davanti a potrebbe un risico incredibile. Succedere questa cosa, potrebbe, vabbè, insomma. Cioè già adesso, appunto, ti dico, i ragazzini, almeno nella mia scuola, giocano in tantissimi a Among Us, che di fatto, sì, è come se fosse, sì, un gioco, chiaro, da tavolo, letteralmente segreti, un gioco, sì sì, è vero, praticamente bellissimo, un gioco da tavolo, sì, e lo giocano, e nel senso mi sfidano, cioè magari all'intervallo ci giochiamo insieme, facciamo la rete locale, giochiamo così, è già un buon indice che tutto sommato quel tipo di giochi non è più così da sfigatissimo. Sì. Meno male. Allora, come dicevamo, al giorno d'oggi ci sono tantissime associazioni che fanno delle vere e proprie giornate dedicate magari per il lancio di un gioco o per qualche comics in giro per l'Italia, a spiegare i vari giochi a chi è presente e cercare di anche farli appassionare, comunque coinvolgerli in quel determinato gioco. Secondo te sono utili queste fiere? Sono delle vere e proprie fiere alla fine? Allora, sì. Il lockdown, sì, ha fatto tutto. No, non è vero. Allora, ti dico sì, ma
a volte si perde di vista qual è l'obiettivo finale. Cioè, a volte la fiera, ma anche per i giocatori che ci vanno, l'obiettivo è fare l'affarone e portarsi a casa i giochi, no? Provare più giochi possibili. Quando invece l'obiettivo dovrebbe essere far giocare più gente possibile. Questo significa preparare a monte anche titoli di un certo tipo. Cioè, sono d'accordo che certi titoli dici, vabbè, però quel titolo lì è una... Cioè, partita da 10 minuti, che pa... Cioè, io sono un giocatore esperto, non c'ho voglia. Però quel titolo lì, per 10 minuti, magari attira la famigliola, no? Che comincerà a comprarselo, comincerà a far giocare, magari passa di lì qualche volta con i bambini e giocano i genitori. Insomma, studiare il modo di agganciare la gente che non gioca. Secondo me il target di quelle cose dovrebbe essere i non giocatori. Poi i giocatori troveranno il loro modo lo stesso. Invece a volte si opta per avere i giocatori, quindi avere l'editore che porta l'anteprima, magari il prototipo, e si perde un po'. Guarda, un evento che io sponsorizzo sempre da questo punto di vista è il Gioco Aosta, piuttosto che è fatto in piazza d'Aosta, in piazza Chanou. Okay. Sono 3-4 giorni di gioco libero. Ci sono dei padiglioni immensi che occupano tutta la piazza. Chi passa di lì di sicuro trova da giocare. E vanno dai giochi di legno, quelli di una volta, a giochi di destrezza, giochi giganti, giochi normali, giochi complessi, con 200 dimostratori, 200-250 dimostratori, che volontariamente spiegano. Quindi tu arrivi lì e non è che devi imparare a giocare, cioè c'è una persona che siederà al tavolo con te al 100% a spiegarti per 4 giorni. Ah, però. Gioca una marea di gente. Se guardate le foto su internet, andate sul sito Gioca Aosta, è un evento stupendo, perché lì gioca davvero tutta la gente. Tutto. Ci sono i giocatori esperti che si trovano al tavolo con gente che non ha mai giocato, scelgono il gioco X, spiegano, e diventa un modo per far capire che si può giocare tutti, che tutti trovano il loro gioco preferito. E quella è un'ottima ottica, insomma. Altre fiere invece l'ottica è: ho 200 euro di budget, devo farci stare più giochi possibili, oppure ci sono le uscite, devo provarle tutte, così poi trovo l'offerta su Amazon. Perdi un po'. Guarda, un altro evento molto bello, mi autosponsorizzo, il mio picnic, ma non per altro, quando riuscivo a organizzarlo, perché l'idea era: venite lì e non c'è organizzato niente, ce lo dichiaravo proprio, si viene lì e sappiate che portate i vostri giochi e si gioca, mangiamo insieme, sull'erba ci sono i tavoli, non vuoi il tavolo, vuoi stare per te, porti un gioco, ti siedi dove vuoi, vedi un gioco a quel tavolo là che ti piace, ti alzi, vai a sederti là, dici posso sedermi? Sì, si fa conoscenza, si chiacchiera, magari una giornata fai una partita sola, perché dura 7 ore, perché hai chiacchierato, va bene. È un modo per giocare insieme, gente appunto che si è scoperta da Roma, è venuta su, hanno fatto amicizia tantissimo con gente di Aosta, altri che sono venuti da Venezia e quindi si sono incontrati, due coppie di zona Bergamo hanno scoperto che vivono nella stessa via, che non lo sapevano, bellissimo. Per caso giocando, ma l'accento così, non che erano nella stessa città, nella stessa via. Via addirittura, che bello. Cioè, hai capito, quindi è così, e lì è, non c'è organizzato niente, non c'è nessuno che vende niente, non c'è nessun editore, vieni lì e giochi. Boom. Bello. E bello. Vuol dire che giocano tutti. Sì, esatto, che bello. Ascolta, ma questa invece è più una curiosità. Recensendo così tanti giochi e per tanto tempo, i meccanismi di questo complicato mondo ti saranno in un qualche modo entrati nel cervello. Hai mai pensato di creare un gioco tuo? Oppure è più complesso di quello che sembri e non bastano magari solo idee meccaniche nella testa? È sicuramente più complesso di quello che sembra. Cioè, provare un gioco è questione di, prima di tutto, studiare. Cioè, sì, ci può essere l'idea, no? Quello come il capolavoro di uno che non ha mai dipinto niente, cioè Fontana che trova il taglio della tela, no? Sì, sì. Ok, lampo di genio, che comunque non è che viene fuori che si sveglia al mattino uno e ha quel lampo di genio, cioè comunque dietro c'è il fatto che hai visto miliardi di arte e comunque da qualche parte ti esce. Io se permetti, mi ricordo la storia che comunque del creatore di Bang, che raccontava che in famiglia erano in 7 e non sapevano mai come giocare un gioco che includesse tutti, e decise di inventare appunto questo gioco che includeva tutti. Char ha avuto una scintilla, no, su quello, cioè ci sta, però è chiaro che non puoi avere la scintilla su tutto, cioè per inventare giochi, no, soprattutto più che giochi belli devi fare giochi ad oggi che vendono, che sembra la stessa roba ma non è vero,
Cioè non vuol dire che vendono i giochi brutti, ma non necessariamente un gioco bello può vendere per miliardi di motivi. La risposta che mi hai fatto una domanda, se io mi ho inventato, la ti dico sì, mi è capitato, ho partecipato a qualche concorso di gioco inedito, ho piazzato qualche finale così, ho avuto anche un paio di occasioni in cui ho avuto una opzione da parte di editore su alcuni miei prototipi. Il problema sai qual è? Che ci vuole poi tempo per testare. Cioè certi giochi devi farci magari 100 partite di test. Ora devo decidere se fare 100 partite di test al mio gioco o 100 partite di test per le recensioni. Perché non ho tempo di fare entrambe le cose. E a quel punto purtroppo ho sempre dovuto declinare in preferisco andare avanti con le recensioni. Diciamo, non mi piacerebbe pubblicare e non posso dire di più, ma potrebbe non essere così remota l'occasione, non fatemi dire altro, ma non è il mio sogno. Cioè il mio sogno è poter parlare di giochi, no? Cioè, ho studiato game design, vado ai raduni di autori di giochi, vado dagli editori eccetera, perché mi piace scoprire i giochi. Poi se incidentalmente riuscirò anche a pubblicare qualcosa, bene, ma non è il mio obiettivo. Ho capito. Già che ci siamo, al giorno d'oggi c'è gente, appunto come raccontavamo prima, che sostiene fino alla morte il negozio fisico e che a livello di esperienza non potrà mai essere sostituito. Dall'altro lato abbiamo quelli che vogliono risparmiare tempo e soldi e vanno diretti in internet senza farsi troppi problemi su siti ben specifici che conosciamo tutti. Tu che idea hai riguardo al futuro? Il negozio fisico avrà ancora spazio? Allora, sì, nel senso che i negozi fisici sono una importantissima risorsa, ma il negozio fisico non può più essere pensato come una ventina d'anni fa. Il difetto che hanno tanti negozi fisici, lo dico senza remore, l'ho detto anche a chi me l'ha chiesto, è che vendono solamente giochi, okay. Che è una cosa che non funziona più. Cioè ad oggi devi vendere un servizio oltre al gioco, che non significa solamente vendere il ti spiego il gioco, ti consiglio, ma è il faccio in modo di farti avere il gioco che ti interessa, tipo magari c'è il Kickstarter, io negoziante raccolgo le adesioni per fare un gruppo d'acquisto di più copie, così magari abbiamo un prezzo migliore, organizzo una serata a tema, invito magari l'autore che ti fa giocare al suo gioco in anteprima. E su questo penso per esempio al negozio Jolly di Torino, il Jolly Jones, che loro hanno, a parte anche il mangiare, cioè in mezzo c'è anche un ludopub, un banchetto. Ma fanno è che aversi la birra artigianale mentre giochi può essere un plus, no? Cioè nel senso che non è solo giocare, ma puoi mangiare, magari un panino, ti fa un toast. In più fanno queste cose. Prima del lockdown, per esempio, che so, è uscito Fotosintesis, hanno fatto un pomeriggio aperto a tutti in cui l'editore e l'autore stesso erano lì per giocare con 5-6 copie del gioco e lo giocavi 15 giorni prima dell'uscita nei negozi. Questa cosa è molto bello. Figa, no? Cioè io ho preso la macchina da Novara, sono andato a Torino per provare sta roba qua. Perché c'è l'autore, ci parli, c'è l'editore, provi un gioco in anteprima, se ti piace così glielo prenoti lì. Bevi birra e stai con gli amici. Te lo fa fare. Sì, poi io sono astemio, quindi dico questa cosa. Ma... però io vedo il chinotto, l'aranciata amara, ma gli altri con la birra. No, però hai capito, è un modo per fare in modo che questa cosa un negozio online non me la dà. E lì, ok, ci vado volentieri perché è una cosa che solo lì posso esperienziare, no? Di giocare con l'autore di un gioco. Quante occasioni hai nella vita, no? Di chiedergli anche perché hai fatto così, perché hai fatto cos'ha. E è una cosa, certo, è uno sbattimento. Certo, costa un sacco di soldi, un sacco di tempo. Però il negoziante singolo, se pensa di vivere vendendo solo le scatole dei giochi, tra il margine risicato, il numero di copie che puoi vendere, non ce la può fare a battere gli store online. Che poi anche lì non è che avere lo store online non hai gli stessi costi, perché devi avere un magazzino, devi avere una logistica, cioè comunque hai dei costi, però se vuoi essere devi far entrare la gente nel negozio. Il tuo scopo non è vendere il gioco, ma è fare in modo che la gente venga nel tuo negozio e stia lì. Sì, effettivamente se devi essere alla pari, letteralmente alla pari di un negozio online, è ovvio che verrai battuto, perché il negozio online esiste per darci più tempo. Letteralmente io guardo dal computer, vedo, scopro un pochettino, leggo un po' di informazioni su quel gioco, bam, metto nel carrello, acquisto,
comodamente seduto sul divano. Senza contare che ci sono anche colossi, famosi colossi, che non vendono solo giochi di società, vendono il mondo, per cui già che ci sei, ma sì, buttiamo nel carrello anche il gioco. Oltre che magari può fare un prezzo e mi arriva domani basso anche del costo di vendita, perché dice: sono in perdita qua, ma chi mi compra sto gioco si compra anche due sedie da giardino e ci guadagno di là. Cioè, è un mercato che non puoi battere se giochi lo stesso gioco. Se tu invece dici: ma guarda che se faccio però, che prendo un attimo la bici e vado lì, il gioco magari lo provo, che tanto ha sempre la scatola demo fuori, magari mi vende anche la demo a 10 euro meno, perché ormai è stata usata così, quasi quasi, magari lo provo invece di comprare una ciofeca a scatola chiusa, lo provo. Sì. È tutto un servizio, devi vendere servizio, esatto, più che la scatola. Sì, assolutamente. Ultima domanda personale questa volta, ma se ti dicessero che per sopravvivere devi giocare ad un unico gioco per tutta la tua vita, quale sceglieresti e perché? So che è durissima, è veramente dura. Perché un gioco tutta la vita, per bello che è, dopo un po'. Poi ricordiamo che, come hai detto prima, si stanca facilmente. Esatto. Si annoia molto in fretta. Cioè, su tutte le robe, ci sono giochi che tengo di tanti anni, però non è che ci gioco tutti i giochi. No, non tutti i giochi. Guarda, puoi giocarci. Devi giocare solo quello una volta al mese. Esatto, solo quello lì. E allora, a quel punto ti chiederei: ma con chi posso giocarlo? Perché quello che mi piace dei giochi da tavolo è la compagnia, cioè più che il gioco in sé. Certo. Il mio modo di vivere il gioco da tavolo è che devo avere una compagnia intorno. Cioè, qualsiasi gioco mi può piacere tantissimo, come far schifissimo, cioè a meno che non ha difetti evidenti di gioco, semplicemente solo dalla compagnia. Mm-hmm. Noi abbiamo giocato con chi vuoi? A Russian Railroads, che è diventata epica, no? Di questo tipo. Era la prima partita per tutti. Russian Railroads è un gioco molto complesso, che devi studiare bene non solo il regolamento, ma proprio anche la strategia, cioè i turni sono delicatissimi. Ci siamo presentati in ludoteca con dei colbacchi, parlando in finto russo. Non sai, hai presente tipo di finto di Russia? Noi giocare Russian Railroads, prendo risorsina e sposto mia pedina. Questo era il tono della giocata. E già lì parte bene. Esatto, il quarto, che eravamo in tre così, se un quarto ha detto: voglio provarlo anch'io. E mi ha detto: guarda che siamo tutti la prima partita, ma noi giocheremo così. Lui ha detto: ok. Questa persona si è incavolata tantissimo. Cioè, a un certo punto la partita ha sbattuto un pugno sul tavolo, fa: basta, non riesco a concentrarmi. Perché noi facevamo tipo: cioè, quando non era il tuo turno era così, no? Tipo, facevamo finta di ballare il Kasachov. Ma perché? In realtà noi stavamo giocando comunque bene. Cioè, comunque cercavamo di compiere le regole, ma sapevamo che era la prima partita, che comunque avremmo giocato male, tra virgolette, cioè era impossibile arrivare bene. Volevamo capire come funzionava il gioco e ci importava divertirci a fare il finto russo. Non so perché era nata sta cosa, se non chiedetemi. Però a noi andava bene così, e quindi per me Russian Raiders, quella partita lì, è stata divertentissima, uno spasso. In realtà è un gioco che poi, quando lo giochi davvero, invece sei in silenzio, concentratissimo, eccetera. Se però tu mi dici: guarda, gioco a Russian Raiders con un gruppo che ci mettiamo lì a concentrarsi, perché chi vince, non so, può mangiare gratis a casa tua per una settimana, non ci giocherei mai. Ok, quindi cioè, non è quello. Mi dici anche: no, il gioco dell'oca, però boh, cioè nel senso, ogni volta che però fai dovete giocare vestiti da oca, e o se da... fai 5 prendi a schiaffi un altro, così devi ficcare la perla. Boh, giochiamo il gioco dell'oca per sempre. Cioè, no, la domanda non voleva essere così cattiva, sì. Quindi la compagnia è quella che vuoi, letteralmente quella che vuoi, però soltanto uno. Ma guarda, allora, se la compagnia è quello che voglio, ti posso dire che ma credo che probabilmente potrei scegliere un Heimlich & Co. Adesso rispondo a questa cosa che stupisce anche me, perché è un gioco semplicissimo, si tira solo un dado, ma con ruoli segreti che tutti muovono. Cioè, muovi, tiri un dado, quello che fai è muovi l'omino. Cioè, tiri 5, muove 5, tiri 3, muove 3. Puoi dividerlo su vari omini, e a seconda di come si muovono, finiscono su varie caselle e fanno punti. Che so, l'omino giallo farà 5, l'omino blu farà 3, l'omino nero farà 7. Il discorso è che all'inizio partita ognuno ha un omino segreto. E quindi a un certo punto la partita finisce e l'omino che ha più punti vince.
e quindi se tu avevi il nero e il nero è quello avanti, hai vinto tu. Quindi tutta la partita è un muovo tutto ma non proprio il mio, cioè devo fare il mio ma un pochino di più che non dia nell'occhio, perché puoi anche farli tornare indietro. Ma pensa. Quindi è un gioco semplicissimo, super vecchio, credo sia dell'87-88, giù di lì. Forse uno, forse quello, perché davvero è, c'è un po' tutto. Devi pensare, devi guardare gli altri, puoi fare il pirla, puoi concentrarti, puoi declinarlo come vuoi. Ecco, forse quello. Va bene. Bonzo, mettilo nella lista dei desideri. Sì. O andiamo in negozio, adesso vediamo un po' come. Andiamo a Torino. Se fa la cosa dell'87. Andiamo a Torino, va bene. Allora, caro Teo, questa avevo detto fosse l'ultima domanda, ma in realtà non è vero. Era una bugia incredibile. Ho finto. Oh no! Sorpresa! Perché? Oh no! Perché in realtà il caro Boncio deve tirare fuori dal cappello magico la domanda filosofica, o marzulliana, o quello che volete, ma è la domanda che spetta di principio al caro Boncio. Allora, quindi grazie, prego, per avermi invitato. Allora ci sentiamo. No. Ti ringrazio molto per questa occasione. Mi sono molto divertito. Arrivederci a tutti. Ciao. Allora, guarda, è abbastanza terra terra. Non ti ho fatto nulla di complicato, dai. Mi sentivo buono oggi. Abbiamo parlato di tornei, di giochi, di sfide, di contestazioni, ma mai di dilemmi morali. Nella vita ci si trova spesso a bivi importanti e molte volte non si sa bene cosa fare, e quando si decide la scelta da intraprendere ci si dice sempre: ma cosa sarebbe successo se avessi fatto l'altra scelta? Questo concetto lo applichiamo a te, Matteo, se fossimo ipoteticamente in un torneo che ci potrebbe dare la possibilità di diventare famosi. Sapendo che giocando lealmente non potremmo mai vincere, sarebbe meglio perdere lealmente rinunciando a tutto oppure vincere barando? Tu cosa faresti? Ma io farei la cosa più spettacolare delle cose spettacolari. Cioè, se devo perdere, tutti dovranno parlare della mia sconfitta per i secondi. Ma e questa bella cosa, questa. Guarda, mi fai una domanda, cioè, che è proprio della mia indole. A volte io, in certi giochi, gioco una partita solo perché devo fare una mossa. Cioè, non è la mossa che vi. Cioè, però, se c'è una roba che tipo faccio questo, così prendo questo, così ribalto lì, così faccio così, così ne consumo tre, che trasformo due, faccio così. E signore, con questa mossa sono 50 punti in un turno, record dell'universo. Così fanno: sì, ma sei arrivato a 50, noi siamo a 4012. Ho capito, però io in quel turno ne ho fatti 50. Fissatevelo negli occhi. Quindi magari ho perso carte, ho giocato subottimale sempre perché io devo fare quella mossa lì. Quindi, cioè, anche al torneo, una volta io giocavo Magic, ero nel tunnel del Magic, cioè mi capitava a volte di arrivare al torneo quando giocavamo il cittadino con un mazzo che aveva la probabilità di vincere tipo dell'1%, ma se vincevo quella partita lì, cioè nel senso, tutti dovevano vedere che avevo vinto con un mazzo che aveva una combo di 8 carte e era difficilissima da far entrare, ma io l'ho fatta entrare, hai capito? Cioè, ed eri contento perché ti ho battuto con questa cosa che è orribile, hai capito? Cioè, nessuno nel mondo lo farà mai più, io compreso. E quindi no, quindi è facile la mia risposta: perdere, ma con uno stile incredibile, cioè che il vincitore è lì sul palco, ma tutti vengono da me a fare il selfie, capito? Esatto, la sconfitta deve coprire la vittoria. Ma assolutamente, devono parlare di me anche male, ma devono parlare di me. Ma no, perché gli stringo anche la mano, bro. Sei stato il top, però ragazzi, non parlavo qui. Ma hai capito? Cioè, nel senso che ti ho regalato io la vittoria, regalandoti altri 8000 punti. Guarda, ho trovato il modo di fare, ho rotto il gioco, capito? No, barare comunque la risposta è facile perché barare è proprio zero. Non si sta. Per come si gioco, come no, vi ho non detto, bisogna barare una serie, tanto non mi interessa che vinca. Cioè. Sì. Bello. Molto e bene. Però molto prima di salutare, caro Cava, io vorrei sapere un'altra cosa.
Okay. È vero, perché noi avevamo una curiosità. Esatto. Nel dietro le quinte dovete sapere, anzi raccontateli da te, Bonzo, che sei il promoter. Esatto. Nel dietro le quinte, quando ci contattiamo, ok, che gli ho chiesto l'email per invitarlo, lui mi ha dato un'email completamente diversa dal suo nome. E al che è nata una leggenda, insomma, a cui il nostro Teo ci piacerebbe rispondessi. Chi è Cudega Carlo? A parte che è Carlo Cudega e si dice Scusami, già lì ho fatto una parte. Nel senso, non è che dici Garibaldi Giuseppe, tutti dicono Giuseppe Garibaldi. Nel senso, sono Garibaldi dei nomi Giuseppe. Che sono quindi Camillo Cudega Benso, è il nome. No, Carlo è il nome, però è come il Camillo Benso Conte di Cavour. Non è che dicono Conte di Benso Cavour, Conte Camillo, Cavour esatto, di Camillo. Benso Camillo Conte di ho Cavour, capito. Cioè, è proprio che si dice così nel genere. Carlo Cudega è una persona, non credo che sia mai neanche esistita, che è diventata leggendaria nel parlare della parte ovest piemontese, diciamo, ovest, insomma, centro Piemonte, per dire le cose molto vecchie. Cioè, quando si dice, per esempio, ma quella macchina lì cos'è? Quella del Carlo Cudega, per dire che è un modello molto vecchio, no? È antediluviano, invece che dire antediluviano, una roba tipo di tuo nonno, dici, il Carlo Cudega è un po' più vecchio, capito? Quindi, ma allora, quel gioco lì lo giocava già il Carlo Cudega, ai tempi del Carlo Cudega era già vecchio. Se gli dici una roba così vuol dire, proprio, cioè che sei fuori completamente, sei una roba che ai tempi del Carlo Cudega era già vecchia. Solo che si sa, solo in questa zona qui, insomma, cioè, so che in zona Piemonte, in alcune parti di Lombardia, Carlo Cudega, sai chi è, in altre parti d'Italia, ma tipo, immagino già anche da voi, nessuno ne ha mai sentito parlare proprio di Carlo Cudega. No, assolutamente. So che c'è una zona nel Veneto che lo chiamano Carlo Cotica, che in effetti è un po' la traduzione di Cudega. Ok. Che però ha un'accezione leggermente diversa. Ne avevo parlato con un ragazzo una volta, ma... E questo è così il mio alter ego. Quando dico, quando ti scrive un certo Carlo Cudega, io ti posso insultare perché tanto è il mio fake. Su Gmail nessuno ci aveva mai pensato di prendere l'indirizzo. Tac! Subito! Fregati. Carlo Cudega. Bello, bello, bello. Bene, bene, molto bello. Sì, da noi è la più banale, vabbè, ma questa roba qui è del dopoguerra, giusto, sì, per certo, intendere, esatto, che è vecchia da matti, però... Esatto, però ci bene, sono quei personaggi che passano un po' nel modo di parlare colorito, no? Cioè, vero, sì, sì. Da noi, se ci pensi, Cava, cioè, che non vuol dire assolutamente la stessa cosa, però c'è, sei un Sandrone, quindi un grande Sandro, che, Sandrone, che però... un po' indietro. Esatto, un po', esatto. Lo so, esatto. Per esempio... Che Sandrone, boh, cioè nel senso, in realtà quando tu lo dici da voi è chiarissimo, se dici sei un Sandrone, è come in certe zone si dice sei un Paolino, che è la stessa roba, probabilmente boh, il Paolino è l'analogo, per quello lo sapevo, è l'analogo del Sandrone, è per noi la roba vecchia, quella del Carnevale. Sì, anche perché poi alcune di questi nomi vengono presi addirittura dal Carnevale, tipo Sandrone è una maschera, è la maschera modenese. Per dire, sì, ragazzi. Sandrone è la maschera è la maschera della città di Modena. Sì. Molte cose si vengono prese da queste qua. Invece, va bene, abbiamo scoperto una cosa nuova. Bello, sì. Bello, sì, mi piace questa. Annovare la maschera è il Re Biscottino. Il Re Biscottino. Il Re Biscottino e la Regina Cunetta. In realtà, vabbè, dai, a Novara credo che sia tutto derivato dal fatto che abbiamo i biscotti di Novara, sì, che sono i savoiardi. No, oh mio Dio, oh. Mamma mia, ti è venuto l'infarto? No, abbiamo i biscottini di Novara, detti i camporelli, che in realtà sono come i pavesini ma più grossi. Cioè ti immagini la fabbrica Pavesi, che è a Novara, in realtà il pavesino è in scala il camporello, che in realtà ha un sapore leggermente diverso, ma come forma, cioè immagina di scalare 3 a 1 il pavesino, ah, okay, e hai il camporello, e quindi quello è una fabbrica storica. Io interromperei qui la intervista perché mi state facendo venire fame, maledetti che non siete altro. Poi io sono golosissimo di dolci soprattutto, quindi adesso vado a comprarmi dei camporelli diretto. Da noi camporelli è un'altra cosa. lascia stare, esatto. Lascia stare. Allora,
siamo arrivati alla fine purtroppo, perché è stata un'intervista incredibilmente piacevole. Noi ringraziamo tantissimo Teo per averci risposto, per aver dato colore a questa intervista. È stato veramente emozionante, grazie tante. Grazie a voi ancora per l'invito, molto divertente. Bene, questo ci fa piacere, esatto, siamo molto contenti. Boncio, io e te la prossima volta chi intervistiamo? Allora, di nuovo con questa energia, esatto. Chi intervistiamo? Allora, la prossima volta torniamo, visto che eravamo appunto già in argomento conclusivo, con il cibo, ok? Questa volta andremo a intervistare una panettiera che lavora solo con lievito madre. Per cui esploreremo, e indagheremo dentro il mondo della panetteria e soprattutto con questi nuovi che in realtà sono vecchissimi, ma sono dei Carlo Cudega anche loro, lieviti che sono sempre più di moda, diciamola così. Ok, molto bene. Tra l'altro è un argomento che a te interessa particolarmente, Boncio, vero? Sì, esatto. Sì. Prima o poi vi faremo vedere le creazioni del buon Boncio, assolutamente, perché ne valgono la pena, credetemi. Ti ringrazio. Allora, noi salutiamo chi è arrivato fino ad adesso, grazie tante. Grazie. Salutiamo anche chi di nome fa Carlo e chi di cognome fa Cudega. Assolutamente. Salutiamo tutti e due. soprattutto loro, perché sono importanti. Salutiamo anche chi non è passato nemmeno, chi non è nemmeno entrato nel video, perché tanto gli sta prima sul o poi. Cazzo Teo. Esatto, così a caso, ma anche perché tanto prima o poi passerà, sono sicuro che prima o poi passerà, quindi lo ringraziamo. Va bene, quindi signori e signore, salutoni, ciao.